Subito è venuto da pensare all'identità dell'ammiratore misterioso di Silvia Provvedi quando al Grande Fratello VIP 2018 è arrivato un messaggio per il compleanno della ragazza. Rimasta da sola all'interno della casa e dopo la fine della storia con Fabrizio Corona, la ragazza ha ricevuto oggi una bella sorpresa che ha fatto sorridere anche tutti gli altri inquilini all'interno della casa. Al di fuori però è già partito il totonome, per cercare di scoprire chi è che sta tentando di arrivare al cuore della dolce Silvia. Durante questo percorso al GF VIP la ragazza ha dimostrato anche una bella crescita personale, lasciandosi definitivamente alle spalle la tormentata storia con Fabrizio Corona senza però aprire il cuore a nessuno dei personaggi suoi coinquilini. Non è da escludere però che qualche personaggio televisivo l'abbia notata e voglia conoscerla una volta finito il programma di Canale 5. Non è da escludere che Malefix sia una persona comune, anche se il costo degli aerei personalizzati fa pensare ad altro. Vedremo se durante l'appuntamento serale di lunedì avremo ulteriori informazioni in merito. Il messaggio d'amore misterioso per Silvia Provvedi è un giorno molto particolare. La mora delle Donatella festeggia senza sua sorella Giulia il suo compleanno, oggi 1 dicembre. E se Giulia non c'è, i suoi fan e i suoi affetti non mancano a farle i migliori auguri. E tra questi arriva anche un messaggio d'amore. Dal cielo, arriva un messaggio aereo per Silvia, 9. Buon compleanno principessa Malefix, legge Stefano Sala in giardino ad un'entusiasta Silvia. La felicità della ragazza è incontenibile, e seguita da un grazie urlato al suo ammiratore segreto. E non è l'unico messaggio aereo della giornata, per lei arriva anche l'augurio della sua famiglia. Ti amiamo TNT piccola più 25 Family Forza, recita lo striscione che lascia Silvia felicissima. Una giornata davvero speciale per la ragazza. I timori di Stefano Sala. Nella casa del Grande Fratello VIP si inizia a pensare alla semifinale che andrà in onda lunedì sera. Potrebbero essere tante le sorprese e anche i colpi di scena, e il pensiero arriva inevitabilmente a ciò che c'è fuori e che li aspetta. Stefano Sala continua ad essere uno dei più pensierosi, soprattutto perché nei mesi in cui è rimasto chiuso nella casa, non ha avuto modo di parlare e chiarire con la sua fidanzata Dasha. Il modello non sa se lei lo stia aspettando o sia scomparsa proprio a causa del suo avvicinamento a Benedetta Mazza al Grande Fratello VIP. Non so se sono fidanzato ancora. Ha ammesso Sala nelle ultime ore, per poi spiegarsi meglio, non so se Dasha è felice o triste. Non sto bene. Non ho avuto conferme da parte sua. Mi spaventa il pensiero di perderla. Può darsi che la amerò più di prima o il contrario una volta che la incontrerò. È il dopo che mi preoccupa. Magari potrebbe diventare irrintracciabile. Stefano Sala geloso di Benedetta? Lei lo provoca. Stefano Sala è davvero molto preoccupato da ciò che lo attende fuori dalla casa del Grande Fratello VIP e, soprattutto, dalla reazione che avrà Dasha nel rivederlo. È anche per questo che ha notevolmente frenato il suo rapporto con Benedetta Mazza. Lei, d'altra parte, lo stuzzica. La Mazza, infatti, si informa sul fratello di Stefano e lo provoca un po'.
se tuo fratello è single potrei farci un pensierino, ammette ironicamente Benedetta. Stefano Sala, però, non pare affatto contento di questa possibilità. Anzi, quasi glielo sconsiglia. Ma mio fratello non è simpatico, non comunica, non parla, sta sempre sulle sue. Deve essere lodato, acclamato, ammette il modello. Un motto di gelosia per Benedetta o semplicemente uno scherzo? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.